Allora, con il coach vincente questa sera, vabbè che anche domenica, forse sono io che ti porto bene, forse sono io che ti porto bene. 87-82 contro Pizzighettone, una partita, dillo tu. No, sicuramente abbiamo fatto una buonissima partita, proprio molto molto bene, perché siamo partiti subito mettendo, come dire, la strada in discesa. Nel secondo quarto ho dovuto levare Fagioli e Signorelli perché erano gravati di due falli, infatti l'attacco ne ha risentito non poco, direi. Poi ovvio che sicuramente una rotazione più corta io nei giocatori, soprattutto quando faccio giocare Aliai da numero 4 e mi ingolfa il ruolo dei lunghi, e quindi non so, Colombo gioca pochi minuti. Però negli esterni sono molto corto, quindi mi devo basare sul fatto che gli esterni reggano. Se è sincero, a vedere Signorelli e Fagioli giocare così, voglio dire, credo che non è che ce ne siano in giro poi così tanti. Sì, c'è da dire che Signorelli è stato veramente bravo stasera e Fagioli ha forzato 3 o 4 conclusioni che poi alla fine gli sono andate bene, una tripla e due entrate forzate, però le ha portate a casa, e soprattutto ho scoperto Locatelli esterno. No, Marco, allora, vabbè, su Marco è una cosa dall'inizio dell'anno, una guerra continua con lui, voglio dire, però devo dire che adesso ha cominciato a fare delle cose che gli chiedo, più cose che gli chiedo io, non tutte ovviamente, che non lo farà mai. E quindi voglio dire, comincia, cioè, e io gli chiedo di fare quei tipi di tiri da fuori perché sono quelli che ci consentono di liberare l'area per gli uno contro uno. È ovvio che dopo lui ci deve credere, all'inizio lui voleva sempre entrare in palleggio intasando e forzando e creando le sue... E fa passi. Spesso fa passi, fa le confusioni. L'ho avuto. Esatto, quindi voglio dire, su questa cosa qui ho cercato di pulirgli un po' il gioco d'attacco. E mi sembra che, voglio dire, alla fine non ne risenta così tanto, anzi ci dia il contributo che ci serve, lasciando gli spazi liberi, non so, per Marcel e per Fagioli, che invece possono approfittare dell'area, diciamo. Bene, c'è da dire che a parte il 6-0 di parziale avete subito ricucito, siete passati in vantaggio e siete stati in vantaggio per tutta la partita. Pizzighettone non è mai riuscito ad arrivare a non più di 5-6 punti di distacco e la partita poi alla fine si è chiusa ancora così, non mollando mai. Due squadre rimettete praticamente un attimino avanti e lasciate la posizione scomoda delle ultime e vi... come si dice, mettete in condizione di avere paura a tutti quelli che arrivano qua. No, beh, quello... Noi, il problema è che noi in casa giochiamo in un modo e fuori casa giochiamo in un altro modo. Adesso dovremmo cominciare a farlo anche in trasferta. Adesso abbiamo due trasferte, Iseo e Asola, che sicuramente non sono facili. Iseo è direttamente coinvolta nei playoff, Asola forse un po' di meno, credo, avendo perso ieri. Sì, ha perso quindi ieri. Magari ci speriamo di trovare una squadra un po' più tranquilla. Avendo perso Pizzighettone stasera si rimette praticamente in corsa. Quindi nel senso che anche i calendari sono tutti uguali. Noi diciamo che noi abbiamo battuto 3 volte la capoclassifica, che non è una cosa così semplice da trovare. Quindi vuol dire che abbiamo trovato sempre squadre nel loro pieno della forma. Abbiamo incontrato oggi Pizzighettone che aveva la striscia positiva più lunga del campionato. Non siamo stati fortunatissimi fino adesso, voglio dire, nel trovare le squadre forti in piena salute. Beh, ma se le trovate in salute e poi vincete, va bene così? Sicuramente, voglio dire, va a, come dire, ulteriore sottolineatura di merito nei confronti dei miei giocatori e altrettanto di demerito per le partite contro squadre che secondo me sono meno forti di noi, che abbiamo perso, credo, abbastanza stupidamente, ma che, voglio dire, la pallacanestro è uno sport nel quale non si pareggia, o sei capace vinci, o se fai le sciocchezze, sei stupido, perdi. Noi in trasferta abbiamo fatto un sacco di sciocchezze e quindi siamo in questa situazione di classifica e dovremo trovare il modo di uscirne.
Bene, allora complimenti per la vittoria e alla prossima. Ok, grazie. Se vieni, ti porto bene, vieni, offri a venerdì a Sesia ci sono. Non c'è problema. Ciao, ciao.